Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di Adopt Me. Oggi andremo a vedere delle novità pazzesche, perché domani uscirà un nuovissimo aggiornamento qui su Adopt Me con un nuovo pet, con degli nuovi accessori, con delle nuove cose, ma andremo a vederle tra pochissimo. Prima di iniziare questo video, come al solito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e non dimenticatevi di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche. Inoltre ho attivato gli abbonamenti che potete trovare accanto al bottoncino iscriviti se siete da PC o vi lascio comunque il link giù in descrizione. Tra l'altro abbiamo un nuovo abbonato che si chiama Beppe Terranova, quindi grazie mille per esserti abbonato al mio canale. Mi raccomando, se potete, se volete, andate a dargli un'occhiata. Sono entrato in un server a casissimo, non è ricco, davvero a caso, e come ho già detto prima, sì, oggi sono già entrato, sono qui sulla casa isola perché ho registrato uno shorts oggi pomeriggio, quindi poco fa. Se ve lo siete persi, mi raccomando, andate a vederlo, pubblico un sacco di shorts tutti i giorni, quindi se non guardate i miei shorts, andate a vederli. Come ho già detto prima, ci sono delle novità, perché sì, Adopt Me non ci lascia mai a bocca asciutta. Cioè qua ogni settimana, ogni secondo, ogni momento ci sono degli aggiornamenti, delle novità. E infatti questo giovedì ci sarà un nuovissimo aggiornamento. L'aggiornamento è per il Pride Month, perché come sapete, o se non lo sapete, questo mese, giugno, è il mese del Pride Month. Cosa volevo andare a fare? Aspettate un attimo. Volevo andarmi ad aprire un uovo, non un Aussie Egg, perché, anzi sì, ci apriamo un Aussie Egg che magari troviamo una tartaruga, magari ci va di fortuna. Quindi ci sarà un nuovo aggiornamento. Allora, io non volevo spoilerarmi, vi giuro, non volevo spoilerarmi il nuovo pet, perché sì, c'è un nuovo pet che aggiungeranno questo giovedì, perché l'aggiornamento è... Sì, è questo giovedì, quindi voi praticamente che state guardando questo video, l'aggiornamento uscirà fra pochissimo, tipo nel giro di 2-3 ore. Ci sarà un nuovo pet che ovviamente io ho detto, sapete che c'è? Non guardo il video, questo giro non vado su Twitter, non guardo nulla e lo guardo qui con voi, così vedete anche la mia reazione, no? Insomma, invece io entro un attimo su YouTube e cioè sulla mia home page di YouTube e ovviamente trovo 50.000 video con la thumbnail del nuovo pet, cioè con l'immagine del nuovo pet. Quindi io ho visto, cioè, vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente. Per fortuna non mi sono spoilerato nient'altro, quindi non ho idea di quali siano i nuovi accessori, non ho idea di quali siano, non lo so, i nuovi... Perché ho visto che ci sono anche dei nuovi mobili per la casa. Non mi sono ancora spoilerato quella roba, meno male. Andiamo un attimo all'accessory shop, perché voglio andare a vedere se è cambiato qualcosa. Sì, hanno messo delle cose nuove, andiamo a vedere un po' che cosa c'è di nuovo. Abbiamo questo cappellino che non è male. Non ce l'ho, quindi lo vado a comprare. Questi non mi fanno impazzire. Questo non mi fa impazzire. Questo è una chitarra. Che carina la chitarra, però non lo so. E niente, poi qua c'è il solito bundle, quindi niente. Ci siamo persi l'uovo. Sì, però datti una mossa, perché questo video non può durare 10.000 ore. Oggi ho addosso qui con me questa bellissima maglietta che voi non vedrete, cioè almeno credo, penso che non si veda molto bene, è dell'Hellfire Club, quindi è di Stranger Things. Se voi non avete guardato Stranger Things, non sapete di cosa sto parlando. Ok, il nostro uovo ha sonno, quindi andiamo al campeggio, che magari nel mentre... Anzi, ma andiamoci a piedi, tanto ne abbiamo di tempo. Che magari nel mentre che vado verso il campeggio, arriva anche la missione del campeggio, perché effettivamente ora ho solo la missione, quella di dormire. Ok, ho messo a dormire l'Aussie Egg. Per il momento nessuna missione del campeggio, quindi presumo che non ci sarà nessuna missione del campeggio. Ti prego, visto che ho avuto tanta sfortuna negli ultimi video ad aprire le uova, ho anche fame, perfetto. Quindi andiamo a prendere il marshmallow. Stavo dicendo, visto che negli ultimi due video precedenti ho avuto molta sfortuna nello schiudere uova, magari a questo giro mi esce un bellissimo leggendario, quindi una bellissima tartaruga che sto cercando da un sacco. Nel senso, ce l'ho già la tartaruga, ma ne voglio trovare un'altra perché vale davvero tanto. Quindi nel caso in cui la andassi a trovare dentro un uovo, andrebbe a valere un po'. Allora, andiamo a fare un po' di missioni per la task board. Che cosa ci dice di fare? Vesti il tuo pet con nuovi accessori. Questo adesso andiamo a fare. Compra un regalo da Santa. Ci teletrasportiamo dal gift store, così andiamo a comprare un regalo. Ovviamente vado a comprare quello che costa di meno. E ce le andiamo. No, amico, adesso per cosa? Poi tra l'altro non ho visto neanche com'è la situazione al centro. Un Pine Martin, un Pink Cat, Fenice Neon, Tartaruga. Qua ci hanno inviato una richiesta di trade. Presumo voglia l'Aussie Egg. Prendiamo il nostro regalo. Sì, certo, molto equo. Un Woodland per un Aussie Egg. Allora, deve fare la doccia. Ovviamente qui dobbiamo andare a casa. E...
Smettila. Andiamo ad aprire il regalo. Che cosa c'è? La piantina. Tanto io la piantina non ce l'ho. Oh no. E ho trovato di nuovo per l'ennesima volta, per la 500esima volta, questi skate a pipistrello che sono molto carini. Però ce ne ho davvero un sacco. Quindi veramente. Allora, ha fame e deve fare la doccia. Deve anche giocare. Quindi direi di andare a casa. No, vabbè, c'è qualcuno che ha trovato il fellow deer. Che fortuna, che fortuna. Lea Eblox ha trovato il fellow deer. Io ci provo ad ottenerlo tipo da una vita e nulla. Allora, gli facciamo fare, no, gli facciamo suonare il piano per prima cosa, perché poi sparisce questa missione. Poi lo faccio mangiare, gli faccio fare la doccia. Dai, ma che fortuna, ha trovato un fellow deer. Vabbè, sono felice per lei. Comunque, sono troppo emozionato. Sono troppo emozionato per l'aggiornamento di domani. Anche se mi sono spoilerato il pet. Per una volta che volevo fare una cosa carina, che non mi spoileravo nulla e che facevo una reazione al nuovo pet, e niente, ci ho provato ma non ci sono riuscito. Ok, lui ha solo una missione. Di solito ci porta fortuna resettarci, quindi ci resettiamo e lo andiamo a riequipaggiare. In questo modo, secondo me, abbiamo più probabilità di trovare un pet o leggendario o ultra raro. Dopo una vita, il nostro uovo ha una missione. Volevo schiuderlo qui nell'acqua, ma è... alla missione del sonno, quindi come posso schiuderlo nell'acqua? Quindi nulla. Allora, andiamo a prendere un rampino, perché sennò ci mettiamo 10 anni. Ecco, che poi non vendevano tipo al campeggio un lettino, qualcosa per farlo dormire? Punto di domanda, perché non ricordo. Allora, andiamo a vedere un attimo. Sì, eccoli. E questo, 1200. Tantissimo. Non so se ho voglia di spendere tutti i miei soldi per questo. No, assolutamente no. Quindi andiamo fuori dal negozio. Il negozio di Bart è super caro, quindi no, mi spiace, ciao. Lo andiamo a schiudere al campeggio come i comuni mortali, sempre se non ci siamo incastrati. Vabbè, come non detto, ovviamente ci siamo buggati, quindi lo devo far dormire a casa. Vabbè, meglio così. Ah, incrociamo le dita. Speriamo che sia una tartaruga, anche sui miei dubbi. Io ci spero sempre, veramente. Non ho mai schiuso una tartaruga, quindi... Oh, dai, 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 che cosa sei? Un bandicoot. No comment. Questo è il motivo per cui non schiudo mai le uova. Direi di passare su... non su Twitter, ma sulla pagina YouTube di Adopt Me. Siamo sul video della pagina ufficiale YouTube di Adopt Me, Play Adopt Me. Questo qua, tanto ha pure la spunta col verificato. E c'è scritto Pride Update. Nuovo pet, la capra. Non so ultimamente che cosa Adopt Me con queste capre, perché l'Ibex era uno stambecco che comunque è sempre della famiglia delle capre, e adesso è uscita la capra. Quindi è veramente... e boh, hanno una passione per le capre. Per celebrare il mese del Pride, insomma, hanno aggiunto degli oggetti e accessori e nuove cose molto colorate per quanto riguarda appunto il Pride. E hanno anche aggiunto un pet ultra raro. Ci hanno già detto che è ultra raro ed è anche a tempo limitato, perché durerà solamente una settimana, che è la capra, la classica capretta, che è carinissima però. E tutti i nuovi accessori possono essere trovati nello stand del Pride, che sarà praticamente dove c'è il ponte, dove c'è il fiume, ok? Più o meno dove c'è lo stand di Pasqua, dove mettono in genere di solito gli stand. Oh, che carina. No, vabbè, quindi ti potete prendere le ali, questa farfalla e anche gli occhiali del Pride, a tema Pride, a solamente 50 bucks. Che pochissimo, veramente. No, vabbè. C'è anche un tappeto volante a 250 bucks. Costano pochissimo, wow. Ok, tre nuovi pin, questi qua all'accessory shop. Intersex, omnisex e gender queer. Hanno aggiunto anche le bandierine, ok. Tele, come si dice, la furniture, comunque. Comunque tutti i mobili, tutti gli accessori per la casa a tema Pride rimarranno ovviamente nel gioco per sempre e costano pochissimo, tipo solamente 50 bucks. E ovviamente il nuovo pet, ovvero la capra, costa 250 Robux. Quindi sì, è un pet a pagamento. Ecco, me lo aspettavo che era un pet a pagamento. Quindi 250 Robux, che comunque non è un prezzo assurdo, perché gli altri pet costavano 800, 1000, quindi... insomma, cioè, non è un prezzo abbastanza contenuto. Tutta questa roba qua rimarrà solamente nel gioco per una settimana, e quindi già dal 16 giugno tutte queste cose non ci saranno più. Ovviamente lo ci consiglio perché c'è il countdown, che ci sarà domani, e insomma, ok, il video è finito. Direi di concludere qua questo video. Secondo me è davvero davvero carino. Sono super felice che hanno messo tutti gli accessori, tutta la furniture, tutte queste cose qua a poco, veramente a poco prezzo, tipo 50. Il massimo che ho visto è 250, ma è un veicolo
del tappeto volante, che secondo me è super carino. E ok, il pet, ovviamente la capra, l'ultra raro, è a pagamento, ma costa solamente 250 Robux, quindi 3 euro, una roba del genere. Certo, sono sempre soldi, però è meglio degli 800 Robux del Winged Horse, ad esempio. In ogni modo, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video, se siete anche voi emozionati per il nuovo aggiornamento, se andate a comprare qualcosa, se andate a comprare il nuovo pet, i nuovi accessori. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Come al solito, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani in un altro video. Ciao!